approfondiamo in modo quantitativo il modo in cui si forma un'onda stazionaria dall'interferenza di due onde, una progressiva e una regressiva, due onde armoniche identiche. Qui sono rappresentate le due onde armoniche identiche, una di colore verde e una blu. Come al solito possono essere onde trasversali in una corda oppure onde sonore nell'aria, longitudinali ovviamente. Come si vede confrontando la prima e la seconda figura, l'onda verde si propaga verso destra, mentre l'onda blu si propaga verso sinistra. Queste sono delle fotografie, delle immagini scattate a un quarto di periodo di intervallo di tempo l'una dall'altra. Quindi rappresentano i profili globali, dove gli istanti di tempo sono congelati e è riportato il profilo delle onde nello spazio. Come sappiamo, le due onde vanno in interferenza costruttiva e si sovrappongono e perfettamente, quindi danno luogo all'onda armonica di ampiezza doppia. Un quarto di periodo dopo vanno in interferenza distruttiva perché una scorre verso destra di un quarto di lunghezza d'onda, l'altra scorre verso sinistra di un quarto di lunghezza d'onda, e questo scorrimento le porta all'interferenza perfettamente distruttiva. Poi dopo un altro quarto di periodo si ricrea l'interferenza costruttiva, stavolta a rovescio rispetto alla fotografia iniziale, a rovescio nel senso che per esempio qui dove c'era un massimo, quindi una cresta, dopo mezzo periodo ci sarà un ventre, e dopo un altro quarto di periodo si crea di nuovo l'interferenza distruttiva. Quindi vediamo nella sequenza delle quattro immagini che ci sono punti che oscillano da un valore di doppia ampiezza. Per esempio questo punto oscilla tra il valore di doppia ampiezza, poi torna al valore medio, torna invece in basso, doppia ampiezza in basso, valore medio, quindi questo è un antinodo, come un antinodo è anche questo punto qua che oscilla giù, niente, su, niente, e questo è un altro antinodo. Insomma, gli antinodi sono tutti quelli caratterizzati dalla lettera B e dalle linee tratteggiate rosse, mentre invece ci sono, come sappiamo, i nodi, che sono quelli individuati dalle linee tratteggiate nere e dalle lettere A, A1, A2, A3. I nodi sono quelli dove l'interferenza fa in modo che quei punti non oscillino mai. Qua il punto sta qui, e qui c'è l'interferenza distruttiva, quindi il punto non oscilla, lo stesso qua, lo stesso qua. Inoltre ho immaginato che le due onde siano generate da due sorgenti, S1 e S2. Che emettono le onde in fase. Per esempio in questo istante t uguale a 0 la sorgente S1 emette un fronte d'onda, quindi una cresta, e lo stesso fa la S2, emette la sua onda in cresta. Fino a qui è il discorso qualitativo che abbiamo visto anche prima con le applet virtuali. Il discorso quantitativo invece consiste nel ricavare una regola matematica, una formula per riconoscere dove si formano gli antinodi, cioè in quali posizioni sono gli antinodi e in quali posizioni sono i nodi. Cominciamo con gli antinodi e prendiamo l'antinodo più semplice di tutti, che è questo che sta esattamente a metà strada fra le due sorgenti. Quindi parliamo dell'antinodo B4. Questo antinodo è distante dalla sorgente S1 una e due lunghezze d'onda, e lo stesso è distante dalla sorgente S2 1 e 2 lunghezze d'onda. Quindi le due onde, quella verde e quella blu, devono percorrere la stessa strada, due lunghezze d'onda ciascuna, per arrivare appunto a interferire in questo antinodo B4. Siccome percorrono la stessa distanza, le due onde arrivano perfettamente in fase e quindi arrivano cresta con cresta. Infatti qua questa onda blu è sovrapposta perfettamente all'onda verde, che non si vede perché è sotto, però sono sovrapposte perfettamente, quindi sono in fase, e la cresta dell'onda blu si sovrappone perfettamente con la cresta dell'onda verde e danno entrambe l'interferenza costruttiva, e quindi viene questo antinodo in oscillazione massima. Quindi in questo primo esempio abbiamo visto che quando le due onde percorrono la stessa distanza arrivano in fase e formano l'interferenza costruttiva. Prendiamo un altro antinodo, per esempio questo B5. Vediamo quanta strada fa l'onda verde. Fa una lunghezza d'onda, 2,5. L'onda blu fa una lunghezza d'onda e mezza. Quindi un'onda ha fatto 2 lunghezze d'onda e mezza. L'altra onda ne ha fatta 1,5.
Quindi un'onda, quella verde, ha camminato per una lunghezza d'onda più dell'altra. In altre parole, la differenza di cammino è di una lunghezza d'onda. Però questa lunghezza d'onda, essendo un numero intero, quindi una lunghezza d'onda, non crea sfasamento, cioè l'onda verde, pur avendo camminato per una lunghezza d'onda in più rispetto all'onda blu, arriva in questo punto, qui, nel punto B5, in fase con l'onda blu. Perché pur avendo camminato una lunghezza d'onda di più, questa lunghezza d'onda non la va a sfasare, ma la mantiene in fase con l'onda blu. Ecco perché si crea di nuovo l'interferenza costruttiva. In questo caso sono due ventri che si sovrappongono. Quindi questo secondo caso che cosa dimostra? Che quando un'onda cammina più dell'altra per un tratto pari a una lunghezza d'onda, si forma l'interferenza costruttiva. Ora passiamo all'antinodo B6 che si trova qua. E contiamo quanta strada fa l'onda verde in più rispetto all'onda blu. Quindi una lunghezza d'onda, due, tre lunghezze d'onda, invece l'onda blu ne fa soltanto una. Quindi l'onda verde ha percorso tre lunghezze d'onda, l'onda blu una sola lunghezza d'onda, la differenza di cammino è 2 lambda, due lunghezze d'onda. Di nuovo, quindi con due lunghezze d'onda non si crea l'interferenza distruttiva, cioè non si crea lo sfasamento. Infatti l'onda verde, pur avendo camminato 2 lambda di più dell'onda blu, arriva comunque in fase, in questo punto arriva comunque in fase con l'onda blu. Quindi fino adesso abbiamo visto tre esempi in cui le due onde camminavano per la stessa distanza, quindi lo sfasamento era 0 lunghezze d'onda, la differenza di cammino. Poi nel secondo caso la differenza di cammino era di una lunghezza d'onda e comunque interferivano in modo costruttivo, poi la differenza di cammino era due lunghezze d'onda e di nuovo interferivano costruttivamente. Quindi abbiamo analizzato questo antinodo qui, questo qua e questo, e potremmo analizzare anche tutti gli altri antinodi. Che cosa vedremmo? Che un'onda magari cammina più dell'altra, fa più strada, però la differenza di cammino è sempre un numero intero di lunghezze d'onda. Quindi può essere una differenza di cammino di 0 lunghezze d'onda, come qui nel punto centrale, una differenza di cammino di una lunghezza d'onda, come è il caso per arrivare in questo antinodo e in questo, oppure una differenza di cammino di due lunghezze d'onda, come è il caso per arrivare le due onde in questo punto, in questo antinodo o in quest'altro, oppure possono essere differenze di cammino di tre lunghezze d'onda, come il caso in cui le due onde dovessero arrivare in questo antinodo o in quest'altro. Comunque un numero intero di lunghezze d'onda non produce mai uno sfasamento nel momento dell'incontro delle onde e quindi produce sempre l'interferenza costruttiva. Vediamo invece quello che succede nel caso dei nodi. Prendiamo un nodo come potrebbe essere per esempio A4 e vediamo che l'onda verde cammina per una lunghezza d'onda e 2 meno un quarto. Quindi in totale sono 7 quarti di lunghezza d'onda. Possiamo anche contarli direttamente, visto che ogni linea tratteggiata rappresenta un quarto di lunghezza d'onda. Quindi ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi sono 7 quarti di lunghezza d'onda. Vediamo l'onda blu, invece quanto cammina per arrivare nel punto, nel nodo A4. Cammina 1, 2, 3, 4 e siamo a una lunghezza d'onda. 1, 2, 3, 4, 2 lunghezze d'onda, quindi siamo a 8. 8 più 1, 9. Quindi sono 9 quarti di lunghezza d'onda. Quindi l'onda blu ha camminato 9 quarti di lambda e l'onda verde 7 quarti di lambda. Quindi quanto l'onda blu ha camminato di più rispetto all'onda verde? Ha camminato di più 2 lambda quarti, quindi una mezza lunghezza d'onda. Ecco dunque perché si crea l'interferenza distruttiva che si vede bene in questa figura qua, perché l'onda blu ha camminato per mezza lunghezza d'onda di più dell'onda verde e è quella mezza lunghezza d'onda che produce l'arrivo in controfase. Quindi riassumendo, quando un'onda cammina più dell'altra per un tratto pari a mezza lunghezza d'onda, le due onde vanno in controfase e fanno l'interferenza distruttiva come nel nodo A4. Prendiamo invece per esempio il nodo A3, questo qua, contiamo le distanze percorse, onda blu 1, 2, 3, 4, 5, quindi 5 quarti di lunghezza d'onda, onda blu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
11 quarti di lunghezza d'onda, se andiamo a fare la differenza tra 11 quarti e 5 quarti, viene 6 quarti. 6 quarti vuol dire 3 mezzi di lunghezza d'onda, quindi vuol dire una lunghezza d'onda e mezza. Allora, che significa? Che l'onda blu, per arrivare nel nodo a 3, ha camminato più dell'onda verde di quanto? Di una lunghezza d'onda e mezza. Ora, il problema è quella mezza. Quindi non è una lunghezza d'onda, perché sappiamo che una lunghezza d'onda non produce sfasamento, l'abbiamo visto prima. Però una lunghezza d'onda e mezza, ecco, c'è quella mezza che si aggiunge, che produce lo sfasamento, e quindi nel nodo a 3 l'interferenza distruttiva. Se volessimo anche calcolare le distanze percorse dalle due onde per arrivare nel nodo a 2, troveremmo che l'onda blu cammina per arrivare in A2 più dell'onda verde di un tratto pari a 2,5 lunghezze d'onda, quindi 2,5 lunghezze d'onda. Di nuovo non sono le due lunghezze d'onda il problema, è la mezza che si aggiunge che produce l'interferenza distruttiva. Quindi, riassumendo, nei nodi la differenza tra le distanze percorse, quindi la differenza tra i due cammini delle due onde, è sempre un numero intero di lunghezze d'onda più una mezza. Quella metà è la responsabile dell'interferenza distruttiva. Riassumendo con le formule, gli antinodi, cioè i punti di massima oscillazione indicati con B1, B2 e B3 nel disegno, sono quei punti in cui le due onde per arrivarci, quella verde e quella blu, da destra e da sinistra, devono percorrere cammini che differiscono, quindi differenza di cammino delta pari a un numero intero di lunghezze d'onda, quindi 0 lunghezze d'onda, la differenza di cammino, oppure la differenza di cammino tra i due percorsi è 1 o 2 o 3 lunghezze d'onda e così via. Invece i nodi indicati con A1, A2, A3 sono i punti che non oscillano, i punti fissi, hanno come proprietà quale? Quella che le onde per arrivare in un nodo percorrono cammini che differiscono, quindi differenza di cammino delta, per un numero intero di lunghezze d'onda più una mezza. Infatti, se sviluppiamo questa formula, viene n lambda più lambda mezzi. Quindi n lambda vuol dire un numero intero di lunghezze d'onda che non crea sfasamento, più lambda mezzi che crea lo sfasamento e l'interferenza distruttiva. Invece, scritto in questo modo, significa che la differenza di cammino per arrivare in un nodo è un numero dispari di mezze lunghezze d'onda. Un numero dispari perché i numeri dispari intanto si indicano con 2n più 1, perché qualsiasi sia il valore intero che viene assegnato a n, 2n è un pari, 2n più 1 è dispari. Ma il senso logico del numero dispari di mezze lunghezze d'onda è che ne resta sempre una mezza lunghezza d'onda sbagliata, che è quella appunto che è responsabile dell'interferenza distruttiva. Quindi, in conclusione, per sapere se un punto dello spazio è un punto di interferenza costruttiva o distruttiva, cioè un nodo o un antinodo, o anche nessuno dei due, perché ci sono tanti punti qua in mezzo che non sono né nodi né antinodi. Per esempio, un punto che sta esattamente qui non è né un nodo, perché il nodo è a 5, né un antinodo, perché l'antinodo è B5, qua in mezzo ci sono tanti punti che non sono né antinodi né nodi. Allora, per capire se un punto qualunque dello spazio qua in mezzo è un nodo, è un antinodo o nessuno dei due, che bisogna fare? Bisogna calcolare quanto è lungo il cammino che percorre la prima onda a partire dalla sua sorgente, quindi da S1 al punto P dato, quanto è lungo il cammino dell'altra onda da S2 al punto P dato, fare poi la differenza tra questi cammini, quindi la differenza tra le lunghezze, e vedere se questa differenza indicata con delta è un multiplo intero della lunghezza d'onda, oppure, allora in quel caso l'interferenza è costruttiva e lì c'è un antinodo, oppure se questa differenza di cammino è un multiplo intero della lunghezza d'onda più una metà di lunghezza d'onda, allora c'è l'interferenza distruttiva e quello è un nodo, oppure se non si verifica nessuna di queste due condizioni, allora il punto dato non è né un nodo né un antinodo.